Questo è il senso che gli vogliamo dare, sapendo che bisogna proprio cambiare stagione, non con il come eravamo. Civili, io penso che si stia facendo una legge non all'altezza delle aspettative del Paese e anche del cambiamento che nel Paese in realtà è già intervenuto. Pare che questa è la storia del nostro paese sul tema dei diritti civili, possiamo risalire molto indietro nel tempo per scoprire ogni volta che il paese era più avanti di quel che non fosse il dibattito politico. Io penso che ci sia una distanza tra la legge che è stata fatta e la sentenza della Corte sul tema della partecipazione dei cittadini, e siccome le elezioni sono il più alto momento di espressione democratica, il garantire che ci sia partecipazione e libera scelta delle persone è la cosa fondamentale. E sappiamo come intanto questo stesso cantiere è stato funestato da questo problema, così come sappiamo che continuano a esserci, in particolare in alcuni settori, un numero di incidenti gravi assolutamente insopportabile. Ci pare che si sia molto rallentata l'attenzione e anche i vincoli normativi che bisogna proporre affinché la salute e la sicurezza dei lavoratori sia al primo posto. Il fatto che ci si limiti, come dire, ad osservare le statistiche e non invece a innescare un serio meccanismo di prevenzione, il fatto che troppo spesso si ragioni del fatto che è un costo invece di dare per scontato che è un dovere prima ancora di analizzarne i costi, credo che sia una regressione in realtà dell'attenzione a questo tema. Ma io penso che il problema sia il litigio, penso una cosa un po' più complicata, perché il tema non è il rapporto tra il sindaco di Palermo, il presidente della regione anche, ma il tema è il rapporto tra tutte le regioni del sud e uscire da una logica che ha caratterizzato per molto tempo, penso l'utilizzo dei fondi strutturali europei, del disperderli in tanti progetti che poi non si realizzano, rimangono incompiuti e quindi anche con tutte le sanzioni che poi ne derivano, cioè la capacità di essere progettatori delle necessità che riguardano il sud e non in qualche caso in attesa che altri pensino e affrontino i problemi, e quindi anche una capacità di decidere quali sono le priorità, sapendo che spesso non le chiudi e non le risolvi in un singolo ambito di amministrazione comunale o di città metropolitana. Se guardiamo la Sicilia di questi mesi, una delle cose che più ha caratterizzato, ahimè, il dibattito dei cittadini è stata la difficoltà di attraversarla, la Sicilia. E allora c'è un problema di riparare i guasti, ma forse c'è il problema di avere un modello ferroviario che funziona e che sia un modello di collegamento. Poi bisognerebbe ricominciare a proporre il tema che nel Mezzogiorno è fondamentale, che le infrastrutture, oltre a essere quelle della mobilità, sono anche quelle dell'assistenza alle persone, che continuare a detenere il record del minor numero di asili nido forse non è una risposta positiva alle persone. E allora c'è bisogno di, come dire, non guardare all'esito immediato di rispondo a quel soggetto o a quell'altro, ma provare a progettare che cosa vuol dire chiudere il divario che c'è tra il nord e il sud. Da questo punto di vista credo, essendo anche molto più forti nel rapporto con il governo, che in realtà non ha scelto come priorità il mezzogiorno, ma che si avvale alla fine anche di un'incapacità progettuale del mezzogiorno stesso. Da questo punto di vista CGIL e CISL e UIL insieme a Confindustria una serie di proposte le hanno messe in campo, che guardano soprattutto al fatto che i fondi strutturali siano utilizzati al fine di creare risposte anche di lavoro.